Il film Network Quinto Potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti. E invece no. Infatti, il film Network Quinto Potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti. Ricontraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Questa è la vera punta tronca della piramide. Spirito, cuore e testa. Essi sono altra cosa rispetto al popolo, che sono, secondo loro, solamente braccia. Elite, popolo. Poi, Metropolis 1927, quando i credenti nella religione gnostica consideravano il popolo solamente braccia. Poi Network 1976, quando il popolo è considerato senza valore, sostituibile come pezzi di un'auto, e la TV che ribadisce al popolo questo non valore umano delle vite del popolo. Per esempio, le tante informazioni sui TG e sulle trasmissioni del pomeriggio, su una persona uccisa lì, una persona rapita là, una persona con un incidente, 2 minuti, 5 minuti, vi sembra un modo rispettoso delle tragedie individuali? Questo è sfruttamento delle disgrazie altrui. Le tragedie umane servono per riderci e piangerci su. Dunque, senza valore. Hunger Games 2012. Il popolo nella povertà è costretto a divertire l'elite. Ma questo è un loro auspicio per un futuro in là. Attualmente ci sono le tante serie TV, i tanti videogiochi, i tanti film basati sugli zombie, dove una parte della popolazione attacca l'altra e l'altra attacca la prima. Quindi l'auspicio che si elimina a vicenda, che si facciano guerra interna. E in questo periodo di persone iniettate e persone non iniettate si avvicina molto a quel loro auspicio. Poi, chiaramente, questi sono ragionamenti da persone diffidenti e pessimiste, ai quali le persone fiduciose e ottimiste rispondono: ma no, le cose non stanno così, perché no? E tutto finisce lì. Siamo tutti diversi, ognuno è matto a modo suo. Torniamo alla Gnostic Religion. Questa classificazione verticale degli uomini, secondo una presunta differenza della loro dignità, sarebbe legittimata dall'entità trascendente di questa religione, che illuminerebbe solo gli uomini superiori, gli spirituali, e non gli uomini materiali. Infatti, nel film, Howard prima viene illuminato dall'entità trascendente gnostica. Poi scopre che la sua vita ha un valore e poi va in televisione a dire a tutti gli uomini che la loro vita ha un valore. Quando invece, prima dell'illuminazione, Howard voleva andare in televisione per suicidarsi di fronte a tutti. Dunque, l'entità Gnostic agirebbe per il bene solo di alcuni uomini, degli spirituali, chiamati anche iniziati, non di tutti. Non è per niente una divinità pro popolo, pro uomini, pro umanità.
è invece Pro Elite. Di conseguenza, se così ragionerebbe l'entità Gnostic trascendente, quegli uomini dell'elite che diverrebbero consapevoli della propria superiorità spirituale e dunque anche della dignità umana, avrebbero il compito di risvegliare gli altri uomini spirituali che sono ancora inconsapevoli di esserlo, a prendere coscienza di essere dei prescelti, degli iniziati. Come indicato ancora nel film, dove non tutti si affacciano ad affermare il valore della propria vita, perché ci sono finestre aperte dove c'è la luce, e le altre finestre sono chiuse e al buio. E dove, nel film, non tutti quelli che si affacciano dalla finestra poi seguono l'invito a ribellarsi dell'illuminato Howard. Capito? Secondo la Gnostic Religion, gli uomini non sarebbero fratelli tutti uguali, tutti alla pari nella dignità umana, tutti dei figli di Dio, ma i cosiddetti spirituali sarebbero fratelli solo degli spirituali e i cosiddetti uomini materiali solo dei materiali. Non c'è alcun senso della parità della dignità umana, che non è egualitarismo, perché gli uomini sono tutti diversi, ma con lo stesso valore umano. L'elite non si percepisce responsabile nei confronti di tutto il popolo. Pertanto, avrebbe il diritto di dominarlo, sottometterlo. I simboli della religione della schiavitù nel film Network Quinto Potere. Vediamo 7 riferimenti della Gnostic Religion nel film. Primo, si comincia con la locandina poster del film, che presenta un fulmine folgore, proprio uno dei simboli dell'entità gnostica. Sarà indagato meglio successivamente. Intanto si osserva nel poster che il fulmine è entrato nella TV e sotto la frase «La TV non sarà più la stessa». Dunque il messaggio del poster è «Dopo che il fulmine sarà entrato nella TV, inteso non banalmente dentro lo schermo, ma all'interno dell'organizzazione degli uomini che la conducono, finalmente sarà rivelato a tutti i suoi limiti e i mali che può provocare». Insomma, questo fulmine sarebbe qualcosa di potente e di rivelante. Per chi credesse si tratti solo di arte estetica, limitata solo al poster, per attirare l'attenzione con qualcosa di stravagante, ecco alcune clip del trailer del film, in cui viene alternata l'azione di alcuni protagonisti alla manifestazione del fulmine. Dunque, un'associazione tra uomini e fulmine. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. I'm going to blow my brains out right on this program. What the hell's going on? Howard Beale went up there last night and said what every American feels, that he's tired of all the bull... For God's sakes, Diana, we're talking about putting a manifestly irresponsible man on national television. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! I want you to get up right now. Go to your window, stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!
There is no America. There is no democracy. There is only IBM and DuPont and Exxon. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Network by Paddy Chayefsky. Directed by Sidney Lumet. Produced by Howard Gottfried. Television will never be the same. Il secondo simbolo gnostico all'interno del film è che la storia riguarda uomini dell'elite, la parte alta del presunto gnostic triangle della dignità umana. Infatti, i protagonisti sono tutti ai vertici professionali, sono l'elite del mondo della TV e del giornalismo. Uno showman, 5-7 dirigenti della TV, il proprietario della TV. Nella trama ha un ruolo anche un gruppo rivoluzionario comunista, ma anche qui il film dà la parola solo ai dirigenti di questo gruppo. Intorno ai protagonisti elite si vedono anche molte altre persone con mansioni inferiori. Ma queste fanno solo presenza. Ossia, il messaggio è proprio: le persone normali esistono, ma sono solo materia. Non influiscono sulla storia del film. Non influiscono sulla storia dell'umanità. Infatti, tutta la storia del film poteva anche riguardare proprio i dipendenti inferiori della TV e del giornalismo, che decidevano di prendere il controllo delle trasmissioni. Anche il protagonista illuminato Howard Beale avrebbe potuto essere una persona del popolo e poi portata dentro alla TV. Per esempio, poteva essere un predicatore di strada. Oppure un cliente di un bar saggio e brontolone, che appunto vengono individuati e portati dentro la TV. Invece, tutto riguarda i famosi e potenti. Nella terza parte, il terzo, quarto e quinto simbolo della religione della schiavitù del popolo nel film Network Quinto Potere. E indagatore, qua c'è il prossimo video.